È con gioia che accendiamo la nostra quarta candela. Aiutaci, Signore Gesù, in questa quarta settimana di Avvento, a camminare insieme alla nostra famiglia e ad alzare lo sguardo per riconoscere che Dio ci ha messo accanto dei fantastici compagni di viaggio. Ben arrivati, io sono Baldassarre. Posso sfogarmi un po' con voi? Non ce la faccio più. Ma siamo sicuri che la strada sia giusta? Qui dietro di me ci sono altre persone dirette dalla nostra parte, ma nessuno sta cercando una stella. Ad esempio, un bimbo mi ha detto che si è messo in cammino perché è richiamato dalla voce di un suo amico che chiedeva aiuto. Però il bello di questo viaggio è proprio questo. Non stiamo viaggiando da soli, ma con dei compagni. Che strano. Non mi sono arrabbiato quando ho incontrato Gaspare e Melchiorre e ho scoperto che stavano seguendo la stessa stella. Anzi, ho provato molta gioia nel trovare dei compagni di viaggio. In fondo era questa la cosa che mi spaventava di più. Fare il viaggio da solo. Da piccolo non ho mai avuto amici, ma non era bello. Poi un giorno, nel mio giardino, trovai un bimbo ad aspettarmi. «Vuoi giocare con me?» mi chiese. Fu il periodo più bello della mia vita. Ma un brutto giorno quel bimbo mi disse che non sarebbe più venuto. «Non avere paura», mi disse. Io sono un angelo di Dio mandato a tenerti compagnia. Io veglierò sempre su di te, anche se tu non mi vedrai. Sarò una delle stelle del cielo e quando sarà il momento, la mia stella ti guiderà a scoprire il segreto della vita. Crescendo mi dimenticai di quel bimbo, ma poi un giorno ritrovai per caso un sacchetto di mirra che lui mi aveva regalato. Mi ricordai le sue parole e guardai in cielo. Eccola! Era lei, ne ero sicuro. Era la stella più luminosa. Mi misi subito a seguirla. Non sarei stato più solo. Dio mi ha presto dato dei compagni. Chissà quale nuovo compagno incontreremo là dove la stella ci porterà. Riflettiamo. La mirra rappresenta l'uomo, in particolare tutte le persone che ci accompagnano nel nostro viaggio. Fermati un momento a riflettere. Chi sono i tuoi compagni di viaggio? Prova a pensare a tutte quelle persone che ti aiutano nel cammino della tua vita. Magari anche in modo silenzioso, ma sono sempre presenti. Mamma, papà, fratelli, amici, ma anche una maestra speciale, un allenatore. Tutte queste persone sono mandate da Dio per starci accanto ogni giorno, per aiutarci nei momenti difficili, ma anche per condividere con noi momenti di gioia. Con loro al nostro fianco non ci sentiremo mai soli. Alza lo sguardo, non rimanere piegato su te stesso, ma ringrazia il Signore per queste preziose persone che ti ha messo accanto. Preghiamo. Per la preghiera di questa settimana prendiamo un foglietto e scriviamo tutti i nomi dei nostri compagni di viaggio. Poi pieghiamo il foglietto e lo mettiamo accanto alla colonna dell'Avvento. Così, ogni volta che pregheremo, affideremo al Signore queste persone speciali e lo ringrazieremo per avercele fatte incontrare nel nostro cammino. Dopo aver preparato il foglietto dei tuoi compagni di viaggio, prendetevi per mano e recitate insieme la preghiera del Padre nostro. Buona preghiera e buona settimana.